Ma ciao a tutti! Vi siete mai chiesti se le cose che usate tutti i giorni abbiano differenti utilizzi? Ok, lo so, non è proprio una domanda che vi ponete tutti i giorni, ma sappiate che è così. Alcuni oggetti di tutti i giorni hanno svariati tipi di utilizzo, anzi, vi dirò di più, erano nati per essere sfruttati in modi che nemmeno vi immaginate. Qualcosa di arcano, che oggi andremo a vedere in video, così potrete stupirvi ancora una volta, spero. Ovviamente prima, se volete risparmiare qualcosa e magari cominciare a spendere meno senza dover per forza comprare qualcosa solo durante i saldi, beh, unitevi assolutamente al canale Telegram ufficiale di sconti, dove mostrerò errori di prezzo e appunto sconti incredibili da ogni parte del web. E se siete seduti o sdraiati o seduraiati, partiamo! Numero 7, Coca-Cola. Ah, la nostra amatissima Coca-Cola, ormai moltissimi la bevono come fosse acqua, per poi pentirsene anni dopo capendo che non era per niente salutare la cosa. Quindi gente, state attenti che non bisogna vivere di patatine e bibite gassate. A parte questa piccola lezione che di sicuro nessuno ascolterà, la Coca-Cola è stata inventata da un farmacista statunitense chiamato John Stitt Pemberton, l'8 maggio 1886. Inizialmente come rimedio per il mal di testa e per la stanchezza. Esatto, in teoria doveva servire proprio a far del bene. Il problema è che una delle piante da cui venivano presi gli ingredienti non poteva più essere utilizzata per un motivo preciso che non posso assolutamente dirvi qua, se no YouTube rischia, ecco, di bloccarmi il video. E da lì l'utilizzo medico calò con il tempo. Ma un imprenditore di nome Asa Candler, famoso ai tempi per la sua incredibile tenacia e il suo fiuto per i prodotti di successo, acquistò la formula segreta. Visto che il nostro povero John aveva debiti per $2,300 e quella era quasi una salvezza per lui, decise di vendergliela senza fare troppe storie. Grazie a una forte pubblicità e sponsorizzazione dappertutto, oggi è la bibita gassata per eccellenza, dal curare semplici mal di testa al far venire infarti e un attimo a quanto pare. Numero 6, vaselina. Questa forse vi sorprenderà come pochi. Sapevate che la vaselina è praticamente petrolio? Cioè, capite? Ci stiamo spalmando la nostra fine senza accorgercene. Beh dai, forse è meglio che spieghi la storia come si deve, non voglio allarmare nessuno con notizie del tipo se vedi della vaselina corri e chiama la polizia. È chiamata anche petrolato o gel di petrolio, ed è una gelatina ottenuta dal petrolio per raffinazione. È anche il componente a più alta temperatura di ebollizione. Fu scoperto da Robert Cheesbrough, che impiegò una decina di anni a perfezionare il prodotto partendo da un residuo chiamato cera per aste, che gli operai delle raffinerie usavano per curare ferite. Questo fece venire in mente un'idea al nostro Robert, vedere dove poteva arrivare il potere curativo di questa cera, e in effetti andò oltre la sua immaginazione. Quando la vaselina fu pronta per la prima volta, l'uomo era molto fiducioso, così tanto che girò per le strade di New York fermandosi nei punti più affollati e importanti e procurandosi ferite da taglio e da bruciature, di vario tipo, per poi applicare il suo miracoloso gel. Tutti, vedendone dal vivo gli effetti, volevano almeno un vasetto. Fece sold out i primi giorni. Ma non solo. Per far capire a tutti, sia parenti che sconosciuti, quanto credeva nel suo lavoro, mangiò un cucchiaio ogni giorno di vaselina. Ogni giorno, capite? E sapete quanto ha vissuto? Fino a 96 anni. Ma alcuni ancora oggi provano a fare ciò che aveva fatto Robert, ma ehi, non dovete assolutamente imitarli, perché può seriamente provocare problemi come tumori. Numero 5, Pluriball. Ma quanto amiamo far scoppiare il Pluriball. Quando faccio un ordine da Amazon e mi arriva a casa, butto via il contenuto e mi tengo solo il Pluriball. Aspetta, sono l'unico? Ah beh, in quel caso scherzavo, eh. Però sicuramente dà una soddisfazione incredibile quel piccolo momento di sfogo. Ad oggi viene usato per avvolgere i prodotti e tenerli al sicuro dagli urti per lo più, ma originariamente non proprio. È stato creato per sbaglio da due ingegneri, Alfred Fielding e Mark Chavans, nel 1957. I due nel loro garage, come tanti altri grandi inventori, stavano cercando di creare della carta da parati in plastica. Finiti i primi modelli provarono a venderne il più possibile, ma non era un bel vedere una carta da parati in plastica in parte carta. Ma piuttosto che demoralizzarsi scoprirono che poteva esserci un altro utilizzo per la loro invenzione. Imballando gli oggetti riuscivano a tenerli al sicuro da cadute accidentali e altri urti e per di più era un grande antistress per Mark che non faceva altro che scoppiarli. Ed ecco quindi il Pluriball. Numero 4, assorbenti. Ehi, prima o poi dovevamo parlarne e oggi è arrivato il momento. Le donne possono usare queste cose miracolose durante il loro periodo del mese soltanto grazie alla Prima Guerra Mondiale. Eh sì, ma non è direttamente legata a cattivi utilizzi, tranquille.
Nel 1914 Ernest Mahler e James Kimberly, della piccola azienda americana Kimberly Clark, durante un viaggio in Europa avevano scoperto un materiale 5 volte più assorbente del cotone e meno costoso da produrre. Dopo averlo portato negli Stati Uniti cominciarono a studiarlo e brevettarlo, principalmente per usi militari. E così gli Stati Uniti comprarono questo prodotto da utilizzare per aiutare i soldati negli ospedali, ma pochissimi soldati maschi ne avevano bisogno. Al contrario, le infermiere durante il loro periodo del mese ne prendevano un po' e lo utilizzavano appunto come assorbenti. La Kimberly Clark lo ritirò dagli ospedali quando la guerra finì e cominciò a venderla ai farmacisti che li vendevano appunto alle donne, ma alcune erano molto imbarazzate e non riuscivano a chiedere certe cose. Così James e Ernest chiesero se era possibile lasciare una scatola vicino allo scaffale degli assorbenti, dove le donne potevano lasciare i soldi e prendere il prodotto, senza dover per forza passare in cassa. E prima di continuare, piccola pausa quiz. Chi sa dirmi a quale film si riferisce questa fantastica e incredibile sequenza di emoji? A. Tartarughe Ninja. B. Jurassic Park. C. Guardiani della Galassia. Scriverò un commento in primo piano dove potrete rispondere e pedaliamo oltre. Numero 3. Autotune. Cantare è sicuramente una cosa molto tosta. Ai tempi andati non c'erano le tecnologie di oggi e bisognava allenarsi davvero tanto tempo per diventare prodigi. Oppure nascere con il talento, cosa che a me non è mai capitato di avere per niente, ma grazie appunto a queste tecnologie citate prima, posso diventare anch'io un cantante prodigio, specialmente con l'aiuto dell'autotune. Uno strumento considerato da alcuni famigerato e da altri una salvezza. Io penso ci stia benissimo un pizzico di autotune. Non troppo però da rovinare l'impatto con la voce originale del cantante, giusto il necessario per dare un pizzico di stile agli MP3. Ma sapevate che un tempo aveva un altro utilizzo? È stato creato nel 1997 da Andy Hildebrand, un ingegnere che lavorava per la Esso, sì, quello delle pompe di benzina. Gli era stato chiesto di sviluppare un software che potesse analizzare i dati delle onde sismiche al fine di facilitare la ricerca di petrolio sul fondo dell'oceano. Veniva però utilizzato anche per fare piccole correzioni alle voci dei cantanti, ma nulla di eccezionale. Finché Mark Taylor e Brian Rowling, due famosi produttori, non andarono oltre, trasformando la voce di una famosa cantante chiamata Cher in un'incredibile voce robotizzata, in un album che ancora oggi viene ricordato per questo. Numero 2. Il materiale dello slime. Ah, il vostro prodotto preferito, vero? O almeno i me contro te adorano gli slime. Ma sapevate la storia di questo materiale? Così strano e rilassante al tatto non serviva a nulla di quello che vedete online, anche in questo momento di sicuro. Durante la Seconda Guerra Mondiale la gomma era importantissima. Veniva utilizzata per tantissime cose e gli Stati Uniti incitavano i cittadini a conservare il più possibile la gomma che possedevano, perché erano a secco in quel periodo. Serviva specialmente ai militari. Nei laboratori si cercava qualcosa di simile alla gomma, ma che fosse più facile da ottenere senza andare ogni volta in riserva, diciamo. Ed è così che James Wright arrivò alla creazione di un materiale che sembrava liquido ma non lo era. Cambiava forma in base a come veniva modellato e aveva appunto tutte le altre caratteristiche degli slime di oggi, ma non quelle necessarie per essere utilizzato in guerra. Per questo motivo un'imprenditrice di negozi di giocattoli per bambini, Rat Fallgetter e Peter Hodgson, ne comprarono una partita dai laboratori statunitensi e la vendettero. All'inizio non fece molto successo, quindi Ruth mollò, ma Peter sapeva che c'era del potenziale in quel materiale e decise di continuare. Comprò un'altra partita di slime da mettere dentro alcune uova trasparenti di plastica per essere vendute appunto ai bambini. Il New Yorker, un famoso giornale statunitense, ne parlò così bene che in 3 giorni il giocattolo fece sold out con 250.000 unità vendute. E da allora abbiamo avuto piano piano la nascita dello slime giocattolo moderno di oggi. Ma questa è la storia del materiale di preciso. Numero 1. SMS. Questo bellissimo modo di mandare i messaggi che ha aperto un intero mondo alle famiglie. Ora i figli mandano messaggi ai genitori anche quando sono letteralmente davanti a loro, in casa, magari nello stesso divano a guardare la TV. È stata una vera e propria rivelazione. Le comunicazioni sono più veloci e il mondo ha visto un enorme risparmio. Invece di inviare costose lettere ogni mese per far sapere a qualcuno delle cose, basta scrivere un semplice SMS. Da lì sono nate le app di messaggistica, tra cui WhatsApp, Telegram e tanti altri. All'inizio però serviva a tutt'altro. Anzi, erano sempre utilizzati per comunicare, ma in modo diverso. Gli operatori di telefonia mobile, non ricordo però quale di preciso, avevano inventato un metodo per comunicare con i clienti riguardo eventuali problemi di linea. Così facendo potevano tempestivamente avere una chat diretta con loro.
Alcuni di questi clienti però adoravano così tanto quel metodo che decisero di utilizzarlo a loro favore mandando messaggi in qualche modo ai loro amici. Non si sa come da allora era diventata la normalità e i servizi di messaggistica hanno cominciato a nascere piano piano, permettendo alle aziende di applicare i loro prezzi. Il primo vero SMS fu inviato da Neil Pepworth, un ingegnere 22enne, che nel dicembre del 1992 scrisse auguri di Buon Natale al suo amico Richard Jervis attraverso una linea Vodafone. Prima di concludere la risposta al quiz è Tartarughe Ninja, un fantastico cartone fumetto film, quello che volete, che parla di tartarughe mutanti che mangiano pizza e sconfiggono il crimine con le loro arti marziali e le battute. Per oggi finiamo. Sapevate queste cose? Scrivetemelo nei commenti e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.